Salve a tutti, sono Alex il Biondo, benvenuti in un nuovo video. Questa è la seconda parte del mio viaggio a Cesena. Siamo in hotel a Rimini, il tempo non è molto bello, è nuvoloso, fa diciamo un po' freddo, io sto in pigiama. Ora vi faccio la doccia, mi vesto e poi alle 8:30 andiamo a fare colazione. E niente ragazzi, mi sentite così la mattina, sono sempre così, mi fa male la gola. Ieri abbiamo perso, comunque, mamma mia, ieri non ne parliamo proprio. E niente ragazzi, io sto fuori, fa un freddo e ora andiamo a dormire, andiamo a fare la doccia. Stavo dicendo andiamo a dormire. Ok ragazzi, abbiamo fatto colazione, ho mangiato veramente tantissimo, non ho mai mangiato così, lì non vedete mai, però c'è il mare, sta lì. Ora andiamo a San Marino. Comunque è stato molto bello l'hotel. Ah, qui è la catena che ieri per sbaglio ho rotta, guardate. Appena arrivato mi sono seduto sulla catena, boom, si è spezzata. E un buon giorno a Rimini. Ragazzi, siamo un po' sulla spiaggia. Mamma mia, sembra di stare al mare. Cioè, vabbè, siamo al mare, però sembra di stare al mare quello vetacciato. Oddio, ma per la prima volta quest'estate toccherò la sabbia. Bella. Oddio, è isolata questa spiaggia. Una è grandissima, enorme. Due è isolata. Va bene, andiamo a San Marino, dai. Scusate ragazzi, è successo un problema. Comunque si chiama funivia e noi andiamo là sopra, guardate. È grandissima ora. È grandissima, non potete capire. Comunque qui è tutto diverso. Per esempio le strisce sono blu. Guardate. Molto bello. Mia madre si mette paura, ma io no, io sono coraggioso. Per la prima volta andrò lì, anche se un po' fa paura, ha ragione. Dai ragazzi, andiamo. Siamo entrati. Siamo entrati. Ora partiamo. Ragazzi, siamo arrivati. Oddio, mamma mia, ci abbiamo visto veramente pochissimo. Guardate quanto è bello. Ora siamo qua sopra, stiamo vedendo, molto bello. Meno male qua sotto sta un muretto. Guardate le auto. Va bene ragazzi, qua siamo al Palazzo Pubblico. Io non la conosco questa zona. Comunque se sentite un rumore è il vento. Non so se sentite, quindi parlo a alta voce. Mamma mia, che panorama. Panorama stupendo. E qui se cade il telefono sono guai. Bello. Comunque prima stavo un negozio, volevo registrare, però intanto guardate la bussola: sud, ovest, est, nord. Quindi noi dobbiamo andare al sud,
quindi no. Comunque stavo un negozio di armi, ma armi vere, non è quelle false, ma quelle vere con i colpi. E mi ha detto mia madre: no, non ti preoccupare, qua è legale, cioè prendere armi non so se è legale, qui dicono di sì. Ora ci facciamo un giro. Ecco ragazzi, come vi ho detto, un negozio di armi. Cioè, abbiamo fatto 5 passi in un negozio di armi, altri 5 un altro. Sono incredibili, guardate. Qua sono coltelli, all'altro lato stanno le pistole. Ora ve lo faccio vedere. Coltellini, guardate. 29 euro, 42 euro. Mamma mia, 24 euro. Sono bellissimi però. 11 euro. No, qualcosa me lo devo comprare qui. Speriamo che non mi arrestano. Ma speriamo di no. 12 euro, vabbè. Ecco qua le armi. Guardate. 55 euro. Oddio. Ma questo è... Non lo so se sono vero. Credo di sì. Incredibile. No, questo so fa... Una granata. Una granata, ma addirittura. Cioè, ma qua se vengono i terroristi si comprano tutto. Ok, stiamo salendo per arrivare alla rocca. Guardate tutti i palazzi antichi, negozi. Comunque prima mi sono comprato la maglia di Miz, quella rossa. Qui stanno altri negozi, negozi su negozi. Bello qui. Comunque ragazzi, seguitemi sui social, Instagram e Facebook. Ora dobbiamo comprare qualcosa, un souvenir. Cioè ragazzi, non voglio, non... Guardate qui che panorama. Stupendo. Ho paura di cadere uno. E che cade il telefono. Vabbè, il telefono. Cioè, dopo lo posso riprendere. Cioè, posso ricomprare, ma la vita no. Bene, stanno chiamando. Vado. Quello è il castello, quello là. Guardate che spettacolo, butta un vento pazzesco e quindi non so se vedete, se lo vedete. Comunque questo video, questa seconda parte è finita qua. Ovviamente ora torniamo a casa, quindi è inutile che registro perché siamo in macchina e basta. E direi per questo video può finire qua. Vi ricordo, pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Questa lunghissima gita è stata bellissima e ok, devo andare alla prossima volta con Alex. Il biondo, ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao!